Al secondo posto in Svezia, si conferma tra nel top 10 del mondiale rally Mats Osberger. Specialista della neve, ma inizia a essere un piede pesante anche sulla terra. A good rally, Mats. Congratulations. Thank you. Yeah, it's been a good rally for us, and I'm very happy with the fifth position. The drivers in front of me are quicker, so fifth was the best we could have, and I'm very happy. E cioè, il quinto posto era veramente il meglio che potevo fare, perché quelli davanti sono sempre stati più veloci. È comunque molto molto giovane Mats Östberg, ed è lui il candidato ad essere il nuovo riferimento della scuola norvegese, se mi sente Solberg mi dia. Nel rally d'Italia-Sardegna, navigato da Chris Patterson, al terzo posto Petter Sandberg. Unbelievable, Petter, unbelievable, the crowd for you. And you promised a good result, you are so closer to the second place also, maybe to the win, to the victory, but little bit problems. Yeah, but the weekend has been great. I must say it's okay. Everybody have some small problems, but end of the day, third place. I'm very pleased with that. It's been a very tough and hard rally. Lot of people and fans around who's been very, very good. So thank you. But it's good to be back on the podium again. Yes, we were close to fight with Mikko, but he got some good seconds from yesterday, and I was a little bit angry for that, but it was fair. But anyway, that's the game. Bravo Peter, che ha voluto subito ringraziare anche il pubblico che lo ha seguito. Ha detto rally sì, difficile, ho avuto problemi io, ma li hanno avuti anche i miei avversari. Sono riuscito a costruire una bella gara. Ieri mi ero avvicinato a Mikko Hirvonen, quest'oggi qualche problemino in più mi ha condizionato, però sono contento di essere tornato sul podio del mondiale. È veramente un risultato importante per Petter Solberg, questo terzo posto. Abu Dhabi, navigato da Jarno Lehtinen, al secondo posto Mikko Hirvonen. Un grande Mikko Hirvonen. Great, good job, I say, good job. You can do better, no? Well, I don't know, can I do better in 11 seconds. 11 seconds, but it's my fifth time second here, so I can't do better in Sardinia, I suppose. È la quinta volta che arrivo secondo, non riesco a fare meglio, but very tough race.
Yeah, tough race, but I'm very happy with the result anyway. We had a really good pace and, you know, 3 more points with the power stage, so I'm not sad at all. It was a really good weekend. Stavo veramente un gran weekend, avevo il passo giusto per poter vincere la gara, quindi sicuramente un briciolino così di amarezza per non essere salito sul gradino più alto del podio, dove comunque lo troveremo al secondo posto. Mikko Hirvonen e Jarno Lehtinen, il rally come lui sa fare. Vince il Rally d'Italia Sardegna edizione 2011 con la Citroën DS3, Sua Maestà Sebastian Loeb, navigato da Daniele Elena, una coppia che ormai aspetta un po' che lo andiamo a sentire. Congratulazioni. Congratulazioni anche dal presidente della XAI, Sebastian. What to say more? No, nothing. Fourth win is the last time you come here in Sardinia, I hope. Yeah, it's what I can say. It's really a great feeling for us, because it was a great victory. We started the rally not so optimistic of our chances, because we knew that we will be first on the road. And finally, we've done with that, and we were first on the road all the rally, pushing very hard, taking some risks, and keeping the lead until the end. So it's really a great result. It was important for our championship also to score some good points compared to the others. So we are really happy today. Starting for first every leg, you are really, really a monster. Sebastian Loeb, è stata questa la problematica che ha caratterizzato. E poi sono tutti per le vostre foto. Sebastian Loeb, Mikko Hirvonen, Petter Solberg. Si era ben preparato Petter. È preparato anche Hirvonen. Giusto modo di vendicarti. Allora forza, un grande, grandissimo applauso per i funamboli del Mondiale Rally.